con quest'ultimo aneddoto, in cui praticamente Suor Barbara un giorno ci regala il Vangelo a fumetti. Ce l'avete presente? Praticamente è un Vangelo a fumetti. E ci dice, leggetelo a casa con i vostri genitori. E io tutta contenta lo porto a casa, lo faccio vedere a mio padre, solo che lui fa un casino perché me lo legge come fosse un manga, cioè da destra a sinistra. Cioè praticamente il Vangelo di mio padre iniziava con la risurrezione, la crocifissione e terminava nella mangiatoia col bue e l'asinello. Il Gesù Cristo di mio padre era il Benjamin Button di Betlemme. Ma lui, la cosa assurda è che lui non leggeva, cazzo, lui guardava le figure e improvvisava. Mi diceva, qui Jesus incontra suo amico Lazzaro San, che è alzato e cammina. Jesus vede che è molto stanco e dice, è ora di nanna, e fa sdraiare Lazzaro San. E poi chiude con un grosso pietra per non disturbare il suo sonno. Qui Jesus vede che tutti quanti in biraggio stanno mangiando tanti pani, tanti pesci. E Jesus dice, che cos'è questa grigliata? Basta, da oggi tutti a dieta. Un solo pane, un solo pesce, per tutti, crudo, sashimi. Cioè, rendetevi conto? Rendetevi conto che io ho rischiato di diventare la prima mezzo sangue razzista della storia. No, ma ve lo dico perché davvero io ho sempre creduto per tutta la mia infanzia che col favore delle tenebre tre extracomunitari fossero entrati nella stalla del piccolo Jesus a rubare oro, incenso e mirra. Grazie Padova di essere venuti